stamattina prepariamo la pasta che molto probabilmente useremo per domani sera, perché comunque la maturazione della pasta conta tantissimo. Perciò useremo ovviamente un'impastatrice a spirale, che si presta molto più per la pizzeria napoletana. Andiamo a fare l'impasto. Oggi faremo un impasto di 10 litri. Il sale faremo 50 grammi al litro, ciò significa mezzo chilo, che andremo a mettere quasi alla fine dell'impasto. È giusto che la macchina giri lenta, perché essendo un'impastatrice a spirale tendenzialmente tende a scaldare. La pasta non si deve scaldare. Ok, adesso che l'impasto, diciamo, quasi amalgamato, ovviamente non ha tirato fuori, aggiungiamo sia sale che vinaigretto. L'acqua si aggiunge perché nella circonferenza dell'impastatrice si fanno dei grumi di farina. L'acqua fa sì che si mantenga più velocemente senza scaldare la pasta. Il nostro impasto è quasi pronto. Tanti fanno tot chili, tot acqua per dare un'idratazione, ma in realtà non tutte le pizzerie posseggono una camera di lievitazione che è un po' più asciutta. Hanno dei frigoriferi. I frigoriferi ovviamente producono umidità. È ovvio che noi dal nostro punto di impasto possiamo capire quando verrà utilizzato, se domani o magari anche dopodomani, anche contando l'umidità del frigorifero. Perciò il mestiere è un buon impasto è sempre dato dal pizzaiolo, dal tatto umano. Ciò significa toccare la pasta e capire la sua umidità che rilascia nelle mani e la sua maglia glutinica, in modo da capire se è il momento di tirarla fuori. È ovvio che adesso dovrà riposare almeno una ventina di minuti, qui si deve rilassare, così gli faremo togliere tutto il suo nervoso e poi lo impallettiamo per bene. Adesso andremo a tagliare la pasta. Passato il suo tempo, la sua maglia rugine è bellissima. Ok, giustamente stiamo facendo questo impasto ovviamente per i 24 ore, perciò rilassata io devo andare a stringere bene 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 la sua maglia, in modo che, ecco, viene la palla viene strozzata per bene, perché ovviamente rimanendo qui dentro 24, 30, 36 ore dobbiamo sempre riuscire comunque a fare la pizza. Un panello può pesare tra i 280, al massimo, sbagliando di poco, i 300 grammi di... Possiamo andare a fare una piccola verifica.
infatti. 295. L'impasto è stata usata l'acqua molto fredda, ovviamente naturalmente non raffreddata nel frigorifero, così il freddo contiene anche la lievitazione. Il risultato lo vedremo domani. 15 pannelli per ogni tavola, distanziati l'uno dall'altro. Coperti bene ermeticamente. Mozzarella di bufala che fa più o meno lo stesso procedimento, può sembrare una sciocchezza, ma c'è un'enorme differenza di sapore tra la mozzarella spezzata a mano e la mozzarella spezzata a macchina. Allora, abbiamo impallettato tutti i 10 litri, ok? Se così li vogliamo chiamare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasi 8 tavole da 15, rispettano più o meno le 110 pizze. Ovviamente le cassette vengono invertite, mettendo quella che è stata impallettata come prima, in principio. Poi, così come stanno, cresceranno almeno per 4-5 ore a temperatura ovviamente naturale in pizzeria. Staremo insomma adesso sui 22 gradi e poi andranno a riposare per tutto il tempo nel nostro frigorifero.
Possiamo già costruire, raga? Sì, sì. Ottimo, grazie. Quello che lasciamo per il nostro ristorante, ovviamente lasceremo anche il forno aperto in modo che cuocerà con lentezza e farà quei bei buchi nel pane e la croccantezza la scorza.